Ora, il primo dato dunque che noi riusciamo a stabilire è il criterio di sobrietà, perché il denominatore in tutte e due le culture, semitico o pagana, il concetto è parallelo. Le forme cambiano, ovvio. C'è qualche cosa di più però. Questo pane, secondo Luca, è un pane che Dio ha già dato. Perché? Perché l'Auristo indica, vi dicevo, una specie di principio per cui Dio appare come colui che dà il pane, sempre, ogni giorno. Allora si possono fare alcune piccole esplorazioni. L'unica esplorazione fattibile in questo caso è cercare di vedere quando Dio ha già dato. È il miracolo della moltiplicazione dei pani. Io vi ho riportato la versione di Luca perché è Luca che ha questo imperativo presente, lineare, continuativo. Ma la cosa che nella moltiplicazione dei pani e dei pesci sorprende è la linea 64. Versetto 17 dice: tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Quindi non si lasciano i bocconi come alla stazione Termini di Roma, i bocconi di panini qua, là e la via, non crescono. Attirano mosche e mostrano una sporcizia tipica dell'incuria del mondo romano odierno. Gesù invece dice: pulire tutto. E questo è il significato? Proviamo a leggere un passo parallelo e forse riusciamo a capirlo meglio. Se io leggo lo stesso episodio nel Vangelo di Giovanni e mi fermo ad osservare il motivo per cui viene raccolto, resto un pochettino stupito. Capitolo 6 di Giovanni, versetto 12. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Questo mi preoccupa. Mi preoccupa perché la stessa espressione Gesù la adopera poco dopo nel discorso che farà con i giudei nella sinagoga di Cafarno, dicendo che tutto ciò che il Padre mi ha dato, lui lo deve custodire, perché nulla. Come mai c'è questa duplice espressione, una sul pane e una sulle persone? Io capisco quella sulle persone. Faccio più fatica a capire quella sul pane, a meno che dietro a questa osservazione non ci sia qualche cosa di simbolico. Io posso capire Luca che raccoglie gli avanzi e buonanotte, questo vuol dire buon senso civico e stop. Ma quando io mi accorgo che quel gesto Gesù lo ha chiesto per un altro motivo, perché nulla vada perduto, e questa espressione non è buona educazione civica, è molto di più, perché la stessa espressione lui l'adopera per le persone, allora viene qualche punto di domanda.
La moltiplicazione dei pani è semplicemente riempire lo stomaco? Gesù lo dirà più avanti. Dice, voi mi seguite perché vi ho riempito lo stomaco, ma del segno non avete capito niente. Ahi. Che vuol dire che questo miracolo vuol dire qualche cosa di più del riempire lo stomaco. Che cosa vuol dire? Gli evangelisti, quando narrano la moltiplicazione dei pani, adoperano le espressioni che poi adopereranno per descrivere i gesti dell'ultima cena. Gesù prese il pane, lo spezzò e lo diede loro. Voi trovate questa espressione per la moltiplicazione dei pani e trovate la stessa espressione per l'ultima cena. È ovvio il legame, quel gesto è un gesto che ha una sua finalità immediata, nutrire queste persone, ma nel progetto di Gesù ha anche un valore simbolico. La domanda è, ma allora il pane non è solo pane? Il pane potrebbe avere un valore simbolico. Il primo valore simbolico è la sobrietà, l'abbiamo vista come primo passo che abbiamo fatto nell'esplorazione del verbo didomi. Ma adesso ci accorgiamo che ha un altro valore simbolico. Perché? Ricordate le tentazioni 15 giorni fa? Dì a queste pietre che diventino pane. E Gesù risponde, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Esistono più nutrimenti. Se questo pane è un pane reale, ma è anche simbolico, di quale nutrimento si sta parlando? Ovviamente a questo punto noi dobbiamo aprire la capoccia e dire di quale nutrimento abbiamo noi bisogno? Del pane anche? Ma un uomo senza conoscenze non è un uomo. Allora abbiamo anche bisogno del nutrimento intellettuale. Senza una carezza non si può vivere. Abbiamo bisogno anche del nutrimento affettivo. Qual è il valore simbolico di questo pane, allora? Questa è la domanda che ci può aiutare ad affrontare questo altro aspetto. Di che pane si tratta dal momento che questo pane viene qualificato dal piccolo testo come epiusion. Quindi non è un pane qualunque, è un pane epiusion, che noi siamo ormai abituati e convinti che voglia dire quotidiano. Scordatevelo. Quotidiano è l'ultimo dei significati possibili. Se noi facessimo un bel corso di latino argenteo, il latino del IV-V secolo d.C., non il latino classico, dove l'animale veniva chiamato equus. No, ci interessa il latino dove quell'animale viene chiamato caballus. Se noi facessimo un po' di latino, dunque proto-medioevale, è uno dei testi più importanti di questo periodo, è la Vulgata di Girolamo. Faremo delle scoperte simpatiche. Girolamo traduce in latino
il testo greco del, traduce tutta la Bibbia. Nel testo greco del Padre Nostro, però, in Matteo scrive panem nostrum supersustanzialem da nobis hodie. Quando traduce il testo greco di Luca, dice panem quotidianum da nobis hodie. Ma è lo stesso vocabolo. Epiusion, sia in Matteo sia in Luca. Il fatto che lui lo traduca in due modi diversi vuol dire che non era sicuro di nessun significato, nessuno dei due lo soddisfaceva. E questa specie di grossa incertezza, andate alla linea 79, voi lo trovate non solo nella traduzione latina che viene dalla Vetus Latina Africana. La Vetus Latina è un testo del secondo secolo che poi Girolamo in parte corregge, in parte accetta, e questa Vetus Latina corretta diventa la Vulgata. Ma provate a vedere la linea 81. La traduzione siriaca dice permanente. Dagi oggi il nostro pane permanente. Il siriaco esaplare, perché esistono due traduzioni siriache, una traduzione siriaca fatta dall'ebraico e una traduzione siriaca fatta dal testo dei 70. Quindi bisogna distinguere sempre queste due traduzioni. Bene, la Siro esaplare dice necessario. Dacci oggi il nostro pane necessario. Dacci oggi il nostro pane permanente, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane supersustanziale. Provate a guardare i secoli, siamo lì, eh? Non sanno come tradurre. Il sahidico, che è una forma dialettale del copto, traduce venturo. Interessante. Il boairico, che è un'altra forma dialettale del copto, cioè la lingua parlata in Egitto, traduce del domani. Dacci oggi il pane del domani. Questo ha senso. Dacci oggi il pane venturo, questo ha senso. Dacci oggi il pane necessario, rientra nella logica della sobrietà. Dacci oggi il pane permanente, questo ci spiazza perché non sappiamo cosa significa dire pane permanente. Allora proviamo a mettere le manine su questo vocabolo. La cosa interessante è che questo vocabolo è un apax legomenon. Questa parolaccia la trovate, questa espressione, alla linea 18 e poi la trovate abbreviata alla linea 74. Tutti quanti sapete cosa significa apax legomenon. Allora, ai ragazzini, quando si incomincia a insegnare il greco, prima superiore, quando si cerca di far capire il verbo greco, si prende come modello il verbo lego, che significa dire. Poi uno dei primi insegnamenti che il professore di greco fa ai ragazzini è quello di aiutarli immediatamente a distinguere il participio presente, on usa on, e il menos mene menon, che sono le desinenze dei participi attivo e medio passivo. Legomenon
menos mene menon, cosa detta è neutro. Cosa detta hapax? Una sola volta. Questa parolina greca, hapax, voi la trovate nella lettera agli ebrei dove si dice che Cristo è morto hapax, una volta sola. E anche l'uomo muore hapax, una volta sola. Non esiste la metempsicosi nel mondo biblico. Ogni tanto trovo qualche fantasioso che mi fa una conferenza sulla metempsicosi e Bibbia. Dico, cosa deve dire? Che non c'è? Muori come uomo e nasci come carciofo. E vai. Non esiste. Per il mondo biblico l'uomo muore una volta sola. Punto chiuso. Se ti va, bene, se non ti va, trasmigra altrove. Ma non tirare il testo biblico dove vuoi tu. Bene, Epiusium è un apax, ma resta tale fino al V secolo, dopo Cristo. Cioè per 4 secoli la letteratura greca non adopera questo vocabolo. E prima del 1° secolo dopo Cristo la letteratura greca non conosce questo vocabolo. Nel V secolo noi troviamo un papiro purtroppo mutilo in Egitto. Siamo nel V secolo e l'elenco della spesa di uno schiavo. Lo schiavo andava a fare la spesa al mercato con la listina. E in questa listina trovate scritto, linea 75, mezzo obolo di Epius. E poi il topino si è divertito a mangiarsi il papiro. E noi non sappiamo di che cosa si tratti. L'elenco di cibi che è presente in questo papiro purtroppo mutilo lo troviamo a Pompei, appiccicato, pitturato su un muro, ma in latino. L'elenco non è parallelo, è un facsimile. E alla fine troviamo questa parola, linea 76 in fondo, diaria, che sarebbe la narrazione giornaliera. E più che cosa? Ci manca, non lo sappiamo. Potrebbe essere un nome semplice e quindi rispecchiare il nostro Epiusion, ma potrebbe essere anche un nome composto, non lo sappiamo. E quindi, purtroppo, non è possibile ricavare granché da questo papiro del V secolo dopo Cristo. Siamo troppo distanti. È come se io volessi trovare il significato di una parola del 1400 o del 1500 con l'italiano di oggi. L'italiano del Rinascimento non è l'italiano di oggi. È un altro italiano. Oggi, quando noi diciamo la parola disciplina, diciamo 2 cose. La materia. Tu vai all'università, becchi uno studente e gli dici che disciplina fai. Che materia fai? Oppure disciplina è legato all'ordine, normalmente mondo militare, ma vuol dire ordine.
perché anche un ufficio può essere gestito con disciplina. Nel 1500, che significato aveva la parola disciplina? L'arte di imparare, perché disciplina è un de verbale dal verbo disco. Voi trovate disciplina nel 1500, oggi disciplina vuol dire queste due cose qua, a distanza di 500 anni voi pensate con il significato di oggi di dare il significato di allora? Oh, viene fuori di quei pastrocchi giganti. Cinque secoli sono cinque secoli. Non dimentichiamolo. Perciò tutti questi tentativi è meglio metterli leggermente da parte. Diventa più percorribile l'altro tipo di cammino. Epiusion. Si vede che la parola è composta da due elementi. Epi più un ipotetico aggettivo derivante da usia. Usia è un termine adoperato nel primo secolo dalla filosofia. Il maestro di Alessandro Magno aveva distinto la realtà in sostanza e accidenti. Noi siamo uomini, sì. Di che colore abbiamo la pelle? Chiara. Se avessimo un nostro fratello africano, sarebbe un uomo come noi di pelle scura. Ma allora, pelle chiara e pelle scura è un accidente, non fa parte della sostanza. Quella è una porta, sì. E come chiamiamo quell'aggeggio che chiude l'apparecchio di amplificazione? Porta. Sì, ma questa è in metallo, quella è in vetro. Sì, ma questo è un accidente. Noi invece abbiamo il concetto chimico di sostanza. Non abbiamo il concetto filosofico di sostanza. Per cui diciamo, no, metallo è una cosa, è una sostanza, il vetro è un'altra. No, filosoficamente sono accidenti, perché porta una, porta l'altra. Noi non siamo abituati a ragionare così, per cui quando il prete dice che l'Eucaristia avviene per transustanziazione, noi non capiamo un Kaiser, perché per noi sostanza è quella realtà che cade sotto il microscopio, ma non è quello il problema. Aristotele diceva, voi prendete un tronco d'albero, sì, lo bruciate, va bene. Di qua quel tronco è diventato cenere, sì. C'è qualcosa nella cenere che era presente nel tronco. Quindi perde la sostanza, diventa diversa, perché la cenere è cenere, il tronco è tronco. Perde la forma sostanziale, ma non la sostanza sostanziale. E noi ci perdiamo. Usia sarebbe la sostanza. Questa sostanza equivale a che cosa nel linguaggio comune? Perché noi abbiamo i papiri documentari che ci dicono come parlava la gente. Non abbiamo solo i rimasugli delle grandi opere d'arte, che era la lingua della gente di cultura. Abbiamo gli appunti del contadino, abbiamo gli appunti del militare, la letterina che il militare scrive alla fringuella di cui si è innamorato, abbiamo dunque i cosiddetti papiri documentari che ci testimoniano come veniva parlata la lingua. In questa lingua parlata, usia, veniva adoperato per
natura. E allora noi cominceremo ad avere questo significato: dacci oggi il nostro pane secondo la nostra natura. È già un passo avanti, ma uno migliore lo faremo andando a bere il caffè e tornando qui alle 11:15.